Bentrovati, buon venerdì di nuovo con Wind City Sport Weekend, anche questa settimana sempre ospiti della sala Sisal Wind City di Piazza Trento a Catania, e che ringraziamo la direzione che ogni settimana ci ospita in questa splendida scenografia. Puntata, come di consueto, legata all'informazione sportiva, al mondo delle scommesse e ampio spazio ai mondiali che inizieranno fra 6 giorni in Russia con la prima partita a Mosca tra Russia e Arabia Saudita. Apriamo il sommario di oggi con la Formula 1, con il Gran Premio del Canada che si correrà domenica, settima tappa del Mondiale di Formula 1, e poi ancora calcio, con il calcio italiano alle ultime battute tra Serie B e Serie C, le semifinali di ritorno dei playoff. Poi l'intervista di questo venerdì sarà incentrata proprio sui playoff, specificatamente di Serie C, occhio di riguardo alla compagine siciliana del Catania che si sta giocando il posto per l'accesso alla Serie B del prossimo anno. E poi la multipla, sempre sul calcio italiano, anche qui ultime quote a disposizione di questa stagione 2017-2018. Poi il video al web dedicato ancora una volta a un protagonista dei mondiali, Totò Schillaci, ai mondiali di Italia 90 delle notti magiche. E poi ampio spazio allo speciale mondiale a cui stiamo dedicando attenzione da qualche settimana, con le quote più interessanti e soprattutto anche una chicca dell'on demand di Sisal Match Point. Apriamo la puntata di oggi, come vi dicevo, con la Formula 1, il Gran Premio del Canada e la settima tappa del mondiale di questa stagione. Vettel deve rimontare su Hamilton, sebbene nell'ultima gara di Monte Carlo ha vinto Ricciardo, le distanze in classifica non sono così nette, quindi Vettel ha tutto il tempo per poter recuperare. Andiamo a vedere subito quelle che sono le quote di domani per le qualifiche. Si correrà a Montreal, il Gran Premio del Canada, tra l'altro pista molto veloce, 2,25 la quota pole position di Hamilton, 2,50 quella di Vettel, a testimoniare l'equilibrio che c'è in questo momento in Formula 1 fra i due. E poi 7,50 di Bottas, 12 di Raikkonen e Verstappen peraltro protagonista di alcune dichiarazioni abbastanza discutibili nella conferenza stampa di ieri, e Ricciardo a 20, ma la pole position sarà una questione tra Hamilton e Vettel. Mentre per quel che riguarda la gara, quote sempre molto simili, molto vicine, di poco favorito Hamilton con una quota di 2,10, nell'ultima gara in difficoltà ma ha conquistato un ottimo terzo posto, Vettel secondo, era simulato qualche punto. Vettel, come dicevamo, vicino ad Hamilton per il vincente gara, 2,50, e poi via via gli altri sicuramente con quote molto più alte, 7,50 Bottas, 12 Raikkonen, così come Verstappen, e 20 Ricciardo, che ha vinto l'ultima gara, quindi poco credito per l'australiano. Speriamo che la Ferrari possa tornare al successo che manca già da qualche gara dopo un inizio sfavillante. Vedremo quello che succederà in Formula 1, in bocca al lupo al cavallino, e soprattutto speriamo che possano arrivare due piazzamenti importanti a Montreal. Noi passiamo al calcio. Vi dicevamo che sono gli ultimi scampoli di calcio nostrano in Italia. Si giocano le semifinali di ritorno dei playoff sia in Serie B che in Serie C. Peraltro due formazioni siciliane impegnate in questi playoff: in Serie B il Palermo, in Serie C il Catania. Andiamo a vedere le quote per quel che riguarda le semifinali di ritorno di domenica dei playoff di Serie B. Palermo-Venezia si giocherà alle 18:30, quota 2,10 per l'1, 3,20 per l'X, 3,80 per il 2 all'andata. Il match si è concluso 1-1 in Laguna. Poi l'altra sfida è Frosinone-Cittadella, anche qui all'andata match che si è concluso sull'1-1, Frosinone favorito, Cittadella con una quota di 4, Frosinone che peraltro, ricordiamo, ha mancato la promozione diretta all'ultima giornata con il pareggio inaspettato contro il Foggia, che ha permesso al Parma di raggiungere dopo 3 stagioni la Serie A con 3 promozioni consecutive. Questo per quel che riguarda i playoff, le semifinali di ritorno in Serie B. Mentre in Serie C andiamo a vedere subito le quote delle due sfide. Il Catania, altra squadra siciliana impegnata in queste semifinali di ritorno playoff di Serie C. Catania con una quota di 1,75, pareggio a 3,50, l'andata il Siena ha vinto 1-0, il Cosenza anch'esso una quota di 1,75, anche il Cosenza l'andata ha perso 1-0 in Alto Adige a Trento, quindi vedremo quello che succederà. Andiamoci a concentrare sulle singole sfide: Palermo-Venezia, vi dicevamo Palermo favorito, anche se con un pareggio il Palermo può raggiungere la finale dei playoff di Serie B, quota gol a 1,85, la quota dell'Andrea 1,65.
Andiamo via via a parlare di Catania Robur Siena, l'1 a 1,75 quota sicuramente interessante perché il Catania deve per forza di cose vincere, non conta più la posizione in classifica o i punti realizzati durante la stagione, quota under a 1,65, over 2,10, gol addirittura 2,03, ma il Catania deve cercare di vincere senza subire gol per rimontare l'1-0 in favore del Siena della gara d'andata. Questo è il prospetto delle semifinali di ritorno dei playoff sia in Serie B che in Serie C. Noi ci fermiamo per la pausa, torniamo dopo e parleremo proprio di playoff. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Bentornati per la seconda parte, apriamo subito con il collegamento telefonico. Oggi protagonista insieme a noi un collega della Gazzetta dello Sport, Giovanni Finocchiaro. Buongiorno, bentornato, tra l'altro da Siena sei stato lì a seguire la partita d'andata delle semifinali playoff di Serie C fra Siena e Catania. Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Come insomma, intanto dici qual è stata la tua impressione dopo questa partita d'andata? Abbiamo visto una partita sicuramente povera di grandi emozioni, però si sono forse racchiuse nella fase finale con qualche episodio dubbio e soprattutto con un gol subito dal Catania abbastanza evitabile per come è arrivato. Sì, gol evitabile. Catania ha giocato per intensità e impegno la stessa partita di Salò, forse anche in maniera meglio strutturata sul piano tattico, sul piano diciamo dell'aggressione degli spazi, però non è riuscito a finalizzare. Ora la speranza è che con la spinta del pubblico del Massimino si riesca a ribaltare, perché si può ribaltare il risultato al ritorno. Il Siena mi ha impressionato molto meno rispetto alla Ferrarpisalò, ha delle ottime individualità, vedi Marotta, Neglia, Guberti quando è entrato, però il Catania è superiore, credo. Sì, questo è quello che è emerso, una squadra sicuramente non trascendentale il Siena, una partita molto equilibrata, sicuramente il Massimino riserverà un'accoglienza molto calda al Siena, ma sicuramente sarà uno stadio che spingerà il Catania verso la finale di Pescara e crediamo che, viste le forze in campo, forse fra le due squadre quella che ha qualcosina in più è proprio il Catania. Sì, ha qualcosa in più come organico, come scelte, come esperienza, anche il percorso che ha fatto. Il Siena ha inseguito il Livorno e non è arrivato per un pelo al primo posto, era distante un punto nella classifica della stagione regolare. Il Catania è stato per un periodo anche in cima alla classifica, ma poche giornate, credo 1 o 2 se non ricordo male, ha sempre inseguito, però adesso nei playoff ha rimodulato la preparazione, è tornato al 3-5-2 mentre formava il 4-3-3 per buona parte della stagione e soprattutto ha giocatori che da soli possono decidere la partita. Vedremo quello che succederà, anche perché l'ultimo atto in casa per i rossazzurri sarà proprio domenica sera, ore 20:30, sfida di ritorno, si parte dallo 0-1 in favore del Siena della gara d'andata. Ti chiedo anche una piccola opinione sulla situazione che riguarda l'altra siciliana, il Palermo, in Serie B 1-1 all'andata per i rosanero in casa del Venezia, quindi ottime chance di poter raggiungere la finale per andare in Serie A. Anche in quel caso ci sono grandi meriti che vanno a Tedino, perché comunque fino a un certo punto della stagione ha condotto una squadra senza tifosi, che si sono aggiunti dopo, e tra lo scetticismo generale e comunque invece ha saputo assemblare un gruppo che sembrava costruito così tra i reduci della Serie A e qualcun altro che si è aggiunto, e ha fatto un grande lavoro. Stellone è un tecnico che ha grande esperienza in questa categoria,
ha lavorato bene a Frosinone, ha fatto buone cose, insomma, a livello di Serie B, ed è un allenatore che ha un certo carattere, ha un carisma che riesce a trasmettere al giocatore. C'è la doppia chance, io credo che il Palermo sia favorito. In chiusura ti chiedo telegraficamente le percentuali, se così possiamo definirle, sia del Catania che del Palermo di raggiungere la finale e quindi poter raggiungere l'obiettivo fissato inizio stagione, ovvero la promozione in A per il Palermo, in B per il Catania. Che percentuali dai, soprattutto in una situazione adesso dove il Catania deve recuperare, il Palermo invece si trova in una situazione sicuramente più comoda? Allora, io seguo il Palermo per sentire dire, per quelle che sono le corrispondenze dei miei colleghi, però obiettivamente dopo il 60% di possibilità, anche 70%, visto che comunque anche lì l'affetto dei tifosi può essere comunque determinante. Il Catania vorrei dare il 100% delle possibilità, ma in uno spareggio sappiamo che non è così. Per quello che si è visto, ma le partite poi quando si ripetono non sono mai uguali, per quello che si è visto e per i valori espressi la partita precedente, io credo che anche un 70% il Catania ce l'ha di possibilità. Quindi deve gestire bene mentalmente e sul piano dell'equilibrio della partita. Quindi piena fiducia alle formazioni siciliane. Grazie Giovanni, grazie del tuo intervento, importante in questo momento fondamentale della stagione per le due squadre. Ci risentiamo presto e speriamo di poter festeggiare sicuramente a fine stagione, ovvero la prossima settimana. Grazie Giovanni. Grazie a voi per l'invito e buona trasmissione. Grazie, a presto. Insomma, abbiamo definito così quello che sono le chance, o le ipotesi di chance delle formazioni siciliane. Peraltro è un momento della stagione fondamentale, perché adesso davvero ci si gioca tutto. Noi veniamo al momento della multipla, sempre sul calcio italiano. Vogliamo legarlo al calcio di casa nostra, perché ci richiedete sempre le quote più interessanti, sebbene siamo, come dicevamo, agli sgoccioli della stagione. E proprio in virtù di questo abbiamo parlato di playoff di B e C, le gare di ritorno alle semifinali. Andiamo a vedere la proposta con le quote 1x2, ci siamo concentrati solo su questo per questa settimana. Frosinone Cittadella, vi suggeriamo di giocare l'1 a quota 2, questo è il suggerimento mio personale. Poi l'X di Palermo Venezia a 3,20 potrebbe essere una partita molto equilibrata, bloccata. Il Palermo col pareggio comunque potrebbe andare a raggiungere la finale per l'accesso diretto alla Serie A, per giocarsi proprio la Serie A. Poi in Serie C l'1 del Cosenza con il Su Tirola 1,75, l'1 del Catania contro la Robursiena 1,75, il Catania ricordiamo deve recuperare dall'1-0, mentre il Palermo ha pareggiato 1-1, quota 19,60, anche una quota interessante per 4 partite, quindi in bocca al lupo e fateci sapere se vi abbiamo portato fortuna. È il momento adesso invece del video dal web, la rubrica che ormai seguite con attenzione e ogni settimana vi regala delle immagini sicuramente datate nel tempo ma molto emozionanti. Ci siamo concentrati già da qualche venerdì sulle immagini legate ai mondiali passati, abbiamo parlato di Pelé, abbiamo parlato di Ronaldo. Oggi concentriamoci su un grande protagonista indimenticato nella memoria degli sportivi e calciofili italiani, ovvero Totò Schillaci, il grande protagonista di Italia 90, capocannoniere con 6 reti di quel mondiale, peraltro capocannoniere sicuramente non pensabile all'inizio, non pronosticabile, eppure è vero che ha giocato solo quel mondiale, ma lo giocò da grande protagonista e quindi sicuramente potrà raccontare negli anni questo suo ruolo di assoluto trascinatore dell'Italia, di Azzelli Vicini ai mondiali del 90. Purtroppo non riuscì con la nazionale di Vicini a raggiungere la finale per la sconfitta ai rigori contro l'Argentina in semifinale. Totò Schillaci, palermitano di nascita, fu convocato per quel mondiale d'Italia 90 delle notti magiche, non avrebbe appunto mai immaginato di poter diventare protagonista andando a sostituire quelli che erano i probabili protagonisti, ovvero Roberto Baggio, Mancini, Vialli. Invece fu proprio Totò Schillaci, trascinò l'Italia fino alla semifinale, peccato proprio per la sconfitta ai rigori contro l'Argentina, ma fece sognare per quel mese di Italia 90 tutta una nazione e lo volevamo ricordare con questi 6 gol che stiamo vedendo e che abbiamo visto fin qui di Totò Schillaci al Mondiale di Italia 90. Continuiamo a parlare di mondiali, lo speciale Russia 2018 che apriamo ogni
settimana, già da qualche venerdì, come vi dicevo, parentesi dedicata proprio ai mondiali. Ne parleremo in lungo e in largo nelle prossime settimane, quando le partite prenderanno il via. Si comincia giovedì 14 giugno, ovvero giovedì prossimo, a Mosca, con la sfida tra Russia e Arabia Saudita. Andiamo a vedere quelle che sono le proposte di oggi, sempre legate a Sisal Match Point. Una fra queste è l'1x2 fra i marcatori delle nazionali più quotate. Andiamole a vedere insieme in grafica. Asensio contro Coutinho, favorito un po' Asensio, nazionale spagnolo contro il brasiliano. Poi due difensori, Benatia e Koulibaly, difensore della Juventus e difensore del Napoli. Ha una qualche chance in più Koulibaly, con una quota di 5. Poi Cavani Falcao, quindi Uruguay contro Colombia, Cavani favorito. Poi Griezmann contro Kane, in questo caso il francese ha qualche possibilità in più secondo i bookmakers, con una quota di 2,75. Hazard contro Isco, diciamo quote identiche, quindi molto equilibrio fra questi due, quindi potremmo suggerirvi di giocare l'X. E poi Suarez contro Lewandowski, anche qui un sostanziale equilibrio fra i due. Questo per quel che riguarda l'1x2 marcatori per la manifestazione dei mondiali Russia 2018. Veniamo invece adesso a quelli che potrebbero essere i vincenti dei prossimi mondiali, le quote dei favoriti. Andiamo a vedere le formazioni che hanno una quota sicuramente più bassa, quindi sono maggiormente favorite. Il Brasile è la squadra che secondo molti può aggiudicarsi il mondiale, anche perché ogni 12 anni la statistica vuole che o l'Italia o il Brasile vincano il mondiale. Non essendoci l'Italia a questi mondiali, favoritissimo il Brasile con una quota di 5, Germania 5,50, Spagna 7, Francia 7,50, e via tutte le altre. Ci sentiamo di indicarvi l'Argentina a 9 e se volete puntare ancor più in alto, un Portogallo a 25, già campione d'Europa, o addirittura l'Uruguay a 33, ma sappiamo che le nazionali favorite sono quelle 4 che abbiamo visto lì in cima: Brasile, Germania, Spagna e Francia, ma anche l'Argentina possiamo consigliarvela. Il Belgio invece è quotato a 12. Chiudiamo velocissimamente con il vincente premio Best Young Player, ovvero il miglior giocatore del torneo. Quello più indicato è Rashford, l'inglese Rashford, ma da attenzionare anche Mbappé, anzi la quota di Mbappé è più bassa di quella di Rashford. Mbappé francese, sicuramente questi due giocheranno ruoli da protagonista. Poi c'è anche Dembélé con una quota di 7,50, o anche Gabriel Jesus, non avevo considerato anche il brasiliano, quota 2,25, quindi favoriti per ottenere questo premio simbolico del speciale quote dell'on demand di Sisal Match Point. Mbappé 2,25, Gabriel Jesus a 2,25 allo stesso modo. Vedremo quello che succederà. Sicuramente parleremo ancora di mondiali nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui. L'appuntamento è rinviato alla prossima settimana, sempre di venerdì alle 22.30 su Radio Studio Centrale, alle 22.45 su Tele One. Noi vi ricordiamo che ogni giorno qui potrete pranzare o cenare negli splendidi saloni della Sisal di Piazza Trento qui a Catania, quindi non vi resta che provare e raggiungerci qui in sede. Alla prossima!